Troppi risparmi sul conto? Arrivano i controlli del fisco. La tanto attesa superanagrafe dei conti correnti entra in azione non solo nei confronti dei grandi evasori, ma anche dei piccoli contribuenti, le persone fisiche e le ditte individuali, i lavoratori dipendenti e i disoccupati, i pensionati e le piccole società. Furbetti coi giorni contati, quindi. Il risparmiometro si basa su questo concetto. I soldi guadagnati non possono essere tutti messi da parte. Una percentuale deve per forza essere spesa per la sopravvivenza. Questo significa che se alla fine dell'anno sul conto corrente c'è lo stesso volume di denaro denunciato con la dichiarazione dei redditi, è verosimile che il contribuente abbia campato con altri soldi non dichiarati. Ed ecco che scatta il controllo fiscale. Con la superanagrafe dei conti correnti, sia l'Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza potranno sfruttare le informazioni sui risparmi degli italiani per capire chi nasconde più ricchezza di quanta ne dichiari. In pratica, chi non preleva dal conto rischia di trovarsi addosso il risparmiometro e, una volta individuati nomi e cognomi di chi risparmia troppo, si procederà alle verifiche effettive. L'Agenzia delle Entrate si prepara ad ampliare il campo delle liste selettive anti-evasione anche alle società.